69 morti e decine di feriti. Questo è l'agghiacciante bilancio dell'attentato compiuto ieri sera a Teheran, in cui hanno perduto la vita almeno 30 deputati del Parlamento iraniano. Questo gravissimo episodio riporta l'Iran sull'orlo della guerra civile e ripropone seri interrogativi sul futuro di questo paese. Ma vediamo subito le prime immagini che ci sono arrivate da Teheran. L'attentato è stato compiuto nella sede del Partito della Repubblica Islamica, la forza politica maggioritaria nel Parlamento Islamico. Era in corso una riunione dei massimi dirigenti del partito, convocata per discutere la situazione che si è venuta a creare con la destituzione del presidente Bani Sadr, decisa una settimana fa dall'Ayatollah Khomeini. Verso le 21, la terribile deflagrazione. A provocarla è stata una bomba fissata in una parte esterna dell'edificio. La sala della riunione è stata completamente distrutta, il soffitto è crollato, seppellendo tutti i presenti, circa una novantina. Di essi, soltanto una ventina si sono salvati. Per tutta la notte decine di autoambulanze hanno fatto la spola tra il luogo dell'attentato nel centro di Teheran e i vari ospedali della capitale. Il numero delle vittime è, come si è detto, ingente. Tra i morti ci sono alcuni degli esponenti di primo piano del regime iraniano. Inchiesta sulla loggia massonica P2. Nel carcere di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, è stato di nuovo interrogato l'ex comandante generale della Guardia di Finanza, Raffaele Giudice. Lo ha ascoltato uno dei giudici di Milano che indagano per stabilire come siano finiti nella villa di Licio Gelli documenti segreti sulla sicurezza dello Stato. È stato questo l'ultimo atto istruttorio svolto dai magistrati milanesi dopo il conflitto di competenza sollevato dalla Procura di Roma. Sandro Pertini è intervenuto a Roma nella caserma Maurizio Giglio alla festa della polizia. Il 129esimo anniversario della fondazione del Corpo è stato celebrato oggi nel ricordo di tante tradizioni, ma anche nella prospettiva di importanti cambiamenti. Dopo la riforma entrata in vigore lo scorso 25 aprile, la polizia è impegnata infatti nel rinnovamento delle sue strutture, un processo di smilitarizzazione che ha quale scopo un legame più stretto con la vita sociale e civile del paese. Il Partito Comunista Sovietico riconosce in questo contesto un notevole peso politico alla socialdemocrazia europea, alla quale rivolge un appello per una iniziativa comune. I sovietici denunciano i nuovi programmi militari degli Stati Uniti per conseguire una superiorità sulla Russia e ripropongono la proposta di una moratoria degli euromissili, sostenendo che in Europa esiste attualmente una approssimativa parità di armi militari di media distanza. La proposta di Brezhnev fu, come noto, respinta dagli occidentali perché nella situazione attuale resterebbero in Europa gli squilibri di forze a vantaggio del patto di Varsavia. In un incontro con una delegazione del Partito Comunista Cinese in visita a Roma, anche il segretario del Partito Comunista Italiano Berlinguer ha affermato la necessità di un urgente avvio di negoziati sul problema degli euromissili e di ogni altro sistema di armi nucleari per portare l'equilibrio al livello più basso in Europa e nel mondo. Berlinguer ha sottolineato la preoccupazione dei comunisti italiani per l'attuale crisi internazionale, aggiungendo che la guerra oggi non è inevitabile, ma è tuttavia possibile. Questa mattina a Palazzo Chigi i nuovi sottosegretari hanno giurato fedeltà alla Repubblica nelle mani dello stesso Presidente del Consiglio. Spadolini, in un breve saluto, ha sottolineato in particolare la risposta che il suo governo, fondato su una larga corresponsabilità democratica, intende offrire alla sfida dell'emergenza. Risposta, ha detto, che nasce da una rigorosa intesa programmatica da attuarsi con il patto della maggioranza e con un rapporto diverso e migliore con l'opposizione. Dalla Repubblica. Blitz nella capitale, 50 mandati di cattura, scoperti due arsenali, terrorismo rosso e nero. A Roma si sono alleati. Operazione antiterrorismo a Roma. Le indagini, condotte dalla magistratura e dalla Digos, hanno portato alla cattura di una cinquantina di presunti appartenenti a formazioni terroristiche di estrema sinistra. Si tratta soprattutto di aderenti all'ala meno dura delle Brigate Rosse, i cosiddetti movimentisti. I capi di questa frangia brigatista, Adriana Farande e Valerio Morucci, furono arrestati nel maggio del 1979 a Roma. Nel corso delle indagini sono stati scoperti due depositi di armi nei pressi di Grotta Ferrata. Nell'arsenale erano nascosti mitra, pistole, fucili e munizioni.
Fra i personaggi di maggior spicco che coordinavano l'attività delle diverse organizzazioni terroristiche figurano Aurelio Gambini, insegnante già esponente di prima linea, Michele Surdi, assistente di filosofia del diritto presso la Facoltà di Legge dell'Università di Roma, Giancarlo Davoli, Arnaldo Mai e Roberto Martelli. Quest'ultimo è detenuto da più di un mese in Portogallo in attesa di essere estradato in Italia. Ancora un misterioso episodio nella complicata vicenda della loggia massonica P2. La figlia di Licio Gelli, Maria Grazia, di 25 anni, è stata fermata all'aeroporto di Fiumicino, a Roma. Nel doppio fondo di una grossa borsa da viaggio sono state rinvenute 5 buste, all'interno delle quali c'erano altre 5 buste, queste sigillate, indirizzate a Licio Gelli, Villa Vanda, Arezzo. Al momento del fermo, la figlia di Gelli era scesa dal volo Alitalia 339 proveniente da Nizza. Erano le 17.45 quando un sottufficiale e una guardia di finanza in servizio agli arrivi internazionali si sono avvicinati alla giovane per controllare, come d'abitudine, il bagaglio a mano costituito, in questo caso, da una borsa a soffietto scura. È stato così che gli uomini della Guardia di Finanza hanno scoperto che la borsa era dotata di un doppio fondo. Hanno invitato allora la ragazza a seguirli nell'ufficio, dove il doppio fondo è stato aperto, e sono state trovate le buste sigillate indirizzate al capo della loggia massonica P2. A questo punto la Guardia di Finanza ha avvisato il sostituto procuratore generale della Repubblica Sica, che è andato immediatamente sul posto. Maria Grazia Gelli ha detto di non sapere dell'esistenza delle buste e si è rifiutata di firmare i verbali di interrogatorio. Il giudice Sica ha disposto che la Gelli sia trattenuta in stato di fermo giudiziario con l'ipotesi di associazione per delinquere. Benedicate vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Vi ringrazio per questa comunità di preghiera che continua ogni domenica anche senza la mia presenza. Per oltre 9 minuti il Papa ha parlato attraverso la Radio Vaticana a circa 8.000 fedeli riuniti in Piazza San Pietro nonostante il caldo torrido e l'inizio delle vacanze. Come avete sentito, la voce di Giovanni Paolo II ha riacquistato il solito timbro e per la prima volta dal 13 maggio il Papa ha cantato la benedizione. È una riprova che le sue condizioni di salute sono nettamente migliorate. Nel discorso prima della preghiera dell'Angelus, rifacendosi all'odierno brano evangelico, il Papa ha indicato agli affaticati e agli affranti Cristo, mite e umile di cuore, come modello per trovare ristoro per le proprie anime. Ha detto di pregare la Madonna perché Cristo sia di sollievo per tanti fratelli e sorelle sofferenti ed anche per il Papa, particolarmente in questo periodo della sua vita. Giovanni Paolo II ha salutato vari gruppi di pellegrini, fra cui alcuni giunti dal Guatemala, un paese, ha detto, tanto provato negli ultimi tempi. Nella lingua materna il Papa ha rivolto brevi espressioni di saluto ad alcuni gruppi di polacchi presenti in Piazza San Pietro con bandiere e striscioni. Un successo da annali, quello del balletto del XX secolo di Maurice Béjart, interprete del flauto magico, creazione in versione di balletto dell'opera in 2 atti di Mozart, una creazione libera, una adulterazione dichiarata, che molte risposte contrastanti potrà avere sul piano critico, ma un grande applauso incondizionato su quello spettacolare. Infatti, il flauto magico è stato presentato al Teatro La Fenice sotto un duplice aspetto, come mondo di poesia pura dell'infanzia o del genio, ma soprattutto come rituale preciso, rigoroso, ispirato. Un mélange, dice Béjart, che funziona perfettamente e che l'alternarsi di scene, ora magiche, ora decisamente comiche, come implicito un messaggio filosofico di grande profondità di pensiero, ci rende permeabili a ricevere il simbolismo non solo con lo spirito, ma con tutto il nostro essere. D'altra parte, la danza è innanzitutto un rituale. In ogni civiltà tradizionale, danza e rito sono inseparabili. Il sacerdote danza, lo stregone e lo sciamano danzano, il faraone, così pure il re, il profeta David, danzano davanti all'immagine della loro divinità. D'altra parte, il balletto, così come è conosciuto nella civiltà occidentale, nato alla fine del XVI secolo, si trovò subito a suo agio nell'allegoria, nel meraviglioso, e sarebbe lunga la lista dei balletti i cui titoli si confondono con quelli delle fiabe.
Esplosione di una petroliera giapponese, la Akoyu Maru. Incendio di una cisterna ormeggiata vicino ad essa, la Industrial Prosperity. 4 morti, molti feriti, 6 dispersi, sono il tragico bilancio delle conseguenze di un fulmine abbattutosi verso le 15 nel porto petrolio di Multedo a Genova durante un improvviso quanto violento temporale. L'esplosione è stata violentissima ed è stata avvertita in tutte le zone circostanti da San Pietrarena a Pegli. Dalla nave giapponese colpita dal fulmine ed esplosa si sono levate immediatamente altre lingue di fuoco che si sono propagate alla vicina Industrial Prosperity. Sono subito scattati tutti i servizi di emergenza del porto petroli. I vigili del fuoco hanno attaccato le fiamme delle due navi coinvolte nel sinistro. I rimorchiatori hanno provveduto a trasportare fuori dal porto petroli le altre petroliere che erano nella zona, oltre poi alla stessa Prosperity. Autoambulanze e mezzi della polizia e dei carabinieri sono intervenuti sul posto. Presidente del Consiglio Spadolini ha trasmesso a tutti i ministri il disegno di legge che attua l'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete. Il provvedimento che prevede lo scioglimento della loggia P2 sarà portato all'esame di uno dei prossimi consigli dei ministri. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato in sede referente il disegno di legge che istituisce la Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Loggia Massonica P2. Il provvedimento passa adesso all'esame dell'Assemblea. Una comunicazione giudiziaria che ipotizza le accuse di rivelazione di segreto istruttorio, associazione per delinquere e spionaggio politico è stata fatta notificare dalla magistratura romana nel corso dell'inchiesta sulla Loggia Massonica P2 al prefetto Walter Pelosi, dirigente del CESIS, l'organismo che coordina le attività dei servizi di informazione SISMI e SISDE. Il nome di Walter Pelosi appare negli elenchi dei presunti iscritti alla P2. C'è a suo carico il sospetto che abbia consegnato a Licio Gelli copie di documenti dei servizi di sicurezza. Si è appreso che uno di questi fascicoli figurava tra le carte sequestrate a Maria Grazia Gelli, figlia del capo della loggia P2. Le indagini sul contenuto del documento sono ancora in corso. La Digos di Roma ha scoperto nel quartiere Alessandrino, alla periferia della città, un appartamento dove, in epoca anche recente, si sarebbero svolte riunioni tra appartenenti a Prima Linea e ad altri movimenti eversivi dell'ultrasinistra. Il covo era al piano terra di un edificio in via delle Altee. Ad alcune delle riunioni sembra abbia partecipato anche Marco Donacattin. Intestataria dell'appartamento è risultata Maura Abbondanza, 30 anni, tratta in arresto tempo fa durante l'inchiesta della magistratura romana sul terrorismo che ha coinvolto finora una cinquantina di persone, 45 delle quali sono in carcere. Il magistrato ha spiccato mandato di cattura con l'accusa di associazione sovversiva e banda armata, oltre che a carico di Maura Abbondanza, anche nei confronti di Laura Pacini e Angelo Palmeri. Anche loro sono stati arrestati. Laura Pacini è accusata di aver fatto parte del gruppo che si definisce Movimento Comunista Rivoluzionario. Angelo Palmeri è sospettato di aver militato in un gruppo eversivo che faceva capo a Milano a Oreste Scalzone, anch'egli colpito dal mandato di cattura e tuttora latitante. Dal Corriere della Sera. Bombe a catena di terroristi a Como. L'artificiere muore disinnescandone una. Perquisizioni, controlli e accertamenti a Como per gli attentati della scorsa notte che sono costati la vita a un giovane brigadiere della Polizia di Stato, Luigi Carluccio, di 28 anni, originario della provincia di Lecce. Gli attentati sono stati firmati dalle Brigate Operaie per il Comunismo che già avevano siglato nei giorni scorsi episodi analoghi ai danni delle nuove carceri di Busto Arsizio e di Como. All'1:30 di stanotte i terroristi hanno dato il via alle esplosioni che hanno danneggiato negozi di prodotti alimentari, abbigliamento e strumenti musicali. 9 gli ordigni a orologeria posati accanto alle saracinesche degli esercizi pubblici. Le esplosioni hanno suscitato il panico nei cittadini. Dalla questura di Milano è arrivato l'artificiere della squadra antisabotaggio Luigi Carluccio, il quale ha disinnescato alcune bombe. Quando è stata la volta di rendere innocuo un ordigno in via Lecco, il giovane brigadiere ha fatto allontanare i colleghi, ma l'improvvisa esplosione della bomba ha dilaniato l'artificiere che lascia la moglie e un figlio di soli 9 mesi. La Polizia di Stato di Como ha effettuato un fermo, ma non si sa nulla di più. Il governo di Dublino ha chiesto al presidente americano Reagan di intervenire per cercare una soluzione alla gravissima crisi dell'Ulster. Lo ha annunciato un portavoce del governo irlandese.
Dall'Ulster, intanto, giungono notizie di nuove violenze in coincidenza con i funerali celebrati questo pomeriggio di Martin Harson, il sesto esponente dell'IRA, morto in seguito ad uno sciopero della fame di protesta. Gruppi di dimostranti sono scesi nelle strade di Londonderry attaccando con bottiglie incendiarie i reparti delle forze dell'ordine. Un ufficio postale è stato devastato e 7 persone sono state arrestate. Nel carcere di Mays, frattanto, un altro estremista repubblicano ha incominciato il digiuno sostituendosi a Harson, mentre desta forti preoccupazioni lo stato di salute di un detenuto che si rifiuta di mangiare da 55 giorni. Notizie sempre inquietanti anche dall'Inghilterra, dove continua l'ondata di violenza giovanile che da ormai 12 giorni percorre l'intera regione. A Londra, nei quartieri di Forest Gate e di Fulham, nuovi incidenti sono stati provocati da gruppi di giovani. Inoltre, il quartiere di Brixton è stato setacciato dalla polizia, che ha scoperto depositi di ordigni incendiari. Sulle cause dell'esplosione di violenza giovanile nelle città inglesi, il nostro corrispondente, Sandro Paternostro, ha chiesto l'opinione di Lewis Herron, condirettore del Times. Si tratta di una situazione estremamente complessa e chiaramente i fattori più importanti sono la grande disoccupazione, specialmente fra i giovani, e la riduzione dei servizi sociali. È la reazione della gioventù e penso è stata alimentata da quella che è conosciuta come la sottocultura giovanile. Walter Pelosi, con una lettera inviata al Presidente del Consiglio, si è dimesso da segretario generale del CESIS, l'organismo di coordinamento dei servizi segreti. Il Presidente del Consiglio ha accettato le dimissioni. Pelosi, che per la vicenda della loggia P2 è destinatario di una comunicazione giudiziaria che ipotizza i reati di associazione per delinquere, spionaggio e rivelazione di segreti di ufficio, ha dichiarato, a proposito di indiscrezioni pubblicate dai giornali, di non aver mai disposto indagini sul ministro Gianni De Michelis. Intanto si apprende che il sostituto procuratore di Roma, Domenico Sica, sta preparando gli atti da trasmettere al giudice istruttore per la formalizzazione di questa seconda parte dell'istruttoria sulla loggia P2, cioè quella che si riferisce all'arresto di Maria Grazia Gelli, figlia del capo della loggia, e ai documenti che le sono stati sequestrati al suo arrivo a Roma. Documenti che hanno portato all'avviso di reato per Pelosi e per un giornalista di un quotidiano romano. Dal Corriere della Sera. Espulsi Gierek e la mafia della Slesia, il congresso comunista polacco elegge il nuovo comitato centrale. Kania è troppo moderato per i riformisti del partito. Dopo aver deciso ieri notte in una seduta a porte chiuse l'espulsione dal partito di 7 importanti leaders del passato, fra cui l'ex primo segretario Gierek e l'ex primo ministro Babiuch, il congresso del Partito Comunista Polacco è riuscito finalmente a compilare la lista dei candidati al comitato centrale, tra i cui membri verrà poi scelto il nuovo primo segretario. Le elezioni potrebbero già cominciare stanotte. I 7 espulsi sono stati ritenuti responsabili degli errori politici ed economici che hanno portato all'attuale crisi e alle agitazioni sindacali dell'ultimo anno. Il severo provvedimento nei loro confronti viene visto come una simbolica rottura con il passato che dovrebbe facilitare il rinnovo del partito e dei suoi dirigenti. Durante la discussione su questo argomento, il duro Grabski, presidente della commissione d'inchiesta sui dirigenti del passato, è stato attaccato per non aver tratto tutte le conseguenze necessarie dai risultati della sua indagine. Il congresso sembra ora entrato in una fase imprevedibile e confusa, con i delegati elettrizzati dalla nuova libertà con cui possono esprimere scelte ed opinioni e quasi divertiti dal gioco della democrazia, che dedicano più tempo a questioni personali che politiche. Per il posto di primo segretario, la candidatura Cagna, anche se tuttora la più forte, perde ogni giorno un po' di quel carattere di inevitabilità che aveva alla vigilia del congresso. Respiro, almeno dal punto di vista economico, dall'alleato sovietico, i dirigenti polacchi cercano adesso comprensione anche dai creditori occidentali. Domani e dopodomani il ministro degli esteri Xirek, un uomo emergente della gerarchia di Varsavia, sarà a Parigi e a Bonn. Il difficile compito di Xirek è di conciliare la dipendenza economica da Mosca riaffermata nel comunicato congiunto di ieri con la richiesta di nuove dilazioni ai paesi europei, nei confronti dei quali il debito polacco è particolarmente oneroso. È comunque la situazione interna al centro delle preoccupazioni immediate di Kania e dei suoi.
Come vi abbiamo detto, domani dovrebbe partire da 5 diverse città verso Varsavia una marcia a favore dei perseguitati politici. La marcia si svolgerà nonostante la netta dissociazione del sindacato Solidarność e dell'Episcopato Cattolico. Quest'ultima espressa ancora ieri a Częstochowa dal primate Monsignor Glemp in occasione delle celebrazioni per la Madonna Nera di Jasna Góra. Ad esse si riferiscono le immagini. Appare probabile che le autorità tentino di soffocare, costi quel che costi, la manifestazione, che sconfesserebbe subito gli impegni presi con Brezhnev da Kania e Jaruzelski in materia di ordine pubblico. Silvano Bonetti, il petroliere coinvolto nell'inchiesta sul cosiddetto scandalo dei petroli, è arrivato questa mattina in Italia dopo essere stato estradato dal Brasile. Lo vedremo, lo vediamo anzi all'aeroporto di Fiumicino mentre scende dall'aereo di linea dell'Alitalia su cui ha compiuto il viaggio da Rio de Janeiro accompagnato da due funzionari della polizia brasiliana che lo hanno consegnato ai colleghi italiani della polizia di frontiera e della squadra mobile. Bonetti ha accumulato con la giustizia italiana 4 mandati di cattura emessi tutti a Treviso per i reati di associazione per delinquere, falso ideologico e contrabbando di prodotti petroliferi. Negli uffici della Polizia Giudiziaria Aeroportuale di Fiumicino sono stati notificati al petroliere i provvedimenti emessi a suo carico dalla magistratura italiana. Bonetti è stato quindi portato a Roma per essere successivamente trasferito a Treviso. Una serie di disgrazie in montagna purtroppo ha funestato questa domenica. Un giovane di 27 anni è morto per una valanga di sassi che l'ha travolto mentre percorreva una zona delle Tofane presso Cortina d'Ampezzo. 2 scalatori sono precipitati sul versante francese del Monte Bianco, uno dei rocciatori è morto. Versano in gravi condizioni 3 alpinisti lombardi caduti sulla parete nord del Monviso. I 3 istruttori nazionali del Club Alpino Italiano sono stati investiti da una valanga di pietre. Dall'Unità, Lucchinelli, campione del mondo nelle 500. Circuito di Anderstorp in Svezia, Marco Lucchinelli su Suzuki ha conquistato il titolo di campione del mondo della classe 500. Lucchinelli ha così raccolto a distanza di 6 anni la prestigiosa eredità di Giacomo Agostini, il fuoriclasse di ogni tempo. A Marco Lucchinelli, 25enne spezzino, ma romagnolo di adozione, occorreva conquistare almeno un 5° posto per coronare il lungo inseguimento al titolo mondiale, nel caso ben si intende che il suo più diretto avversario, Randy Mamola, fosse riuscito a vincere quest'ultimo gran premio di Anderstorp. Ebbene, Lucchinelli, attardato da una partenza a dir poco sfortunata, ha condotto tutta la gara, vinta da Barishin su Yamaha e da lui conclusa al 9° posto, controllando il suo più diretto avversario, Mamola, che è finito alle sue spalle. Marco Lucchinelli ha conquistato il massimo traguardo a conclusione di una stagione agonistica esemplare che ha dominato partendo per ben 8 volte in pole position. Considerato troppo bizzarro perché insofferente a qualsiasi disciplina dentro e fuori i circuiti di gara che gira il mondo con la sua roulotte nel più classico stile hippie, Lucchinelli ha dovuto battersi prima che con gli avversari in gara contro prevenzioni di ogni genere che hanno spesso reso problematici i suoi rapporti con sponsor e con case costruttrici. A Siena si è corso oggi il Palio dell'Assunta e che se lo è aggiudicato la Contrada del Nicchio. Vi mostriamo adesso qualche momento della corsa. Ecco la partenza, ce ne sono state 4 da rifare, 4 false partenze, poi finalmente i cavalli prendono effettivamente il via e al primo posto va proprio il fantino del Nicchio, si chiama Adolfo Manzi ed è detto Ercolino, che cavalcava il cavallo Valente. C'è stata a un certo punto, ecco la vedete, una grossa caduta che ha coinvolto più di un fantino. Sta concentrando i suoi sforzi per coalizzare il mondo arabo e i paesi alleati, primo tra tutti l'Unione Sovietica, contro quella che definisce una aggressione dell'imperialismo americano. Il leader libico Gheddafi, da Addis Abeba, dove si trova in visita ufficiale, ha definito l'abbattimento dei 2 aerei un atto di terrorismo e di brigantaggio internazionale. In Libia si cerca di mobilitare l'opinione pubblica dando il massimo risalto possibile alla minaccia di un'aggressione americana. Il portavoce del governo alla televisione ha insistito sulla tesi dello scontro in acque territoriali libiche. Come noto, la Libia non riconosce il limite delle 3 miglia marine stabilito dal diritto internazionale e lo fissa unilateralmente in 200 miglia.
Il portavoce ha inoltre insistito nell'affermare che un F-14 americano è stato abbattuto e recuperato dalla Marina libica. Il relitto dell'aereo non è stato però ancora mostrato. Si è saputo che i due piloti libici si sono salvati azionando in tempo il meccanismo di catapulta. Come passi ufficiali, la Libia ha consegnato una nota di protesta all'ambasciatore del Belgio, che rappresenta gli interessi americani a Tripoli, in cui parla di aggressione basata sulla legge della giungla, unico linguaggio, secondo Tripoli, che gli Stati Uniti conoscono. Una nota chiarificatrice è stata presentata dalla Libia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, alla Lega Araba, all'Organizzazione per l'Unità Africana e al Movimento dei Non Allineati. Tra le cose che fanno grande gli Stati Uniti, non ultimo, viene il fatto che quando c'è un momento di emergenza i cittadini di questo paese fanno quadrato in maniera reale. L'abbiamo visto altre volte, per esempio quando c'è stato il fallito blitz di Carter per liberare gli ostaggi americani in Iran. E ieri la televisione ha trasmesso interviste fatte per strada, tutti erano sostanzialmente d'accordo. I nostri piloti non potevano fare diversamente, prima o poi qualcuno doveva dare una lezione a Gheddafi. Però poi, passato il momento dell'emergenza, e questo è un altro dei punti di forza di questo paese, passato il momento dell'emergenza l'opinione pubblica americana comincia a porsi interrogativi e vuole andare a fondo realmente alle cose. E gli interrogativi sono sostanzialmente due. Primo, perché Reagan fu avvisato così tardi, 6 ore dopo il combattimento e praticamente 40 minuti prima di tutti gli altri americani. Il Consiglio per la Sicurezza Nazionale fu messo in stato di allarme subito dopo il combattimento e Reagan fu avvisato solo quando ci fu una visione totale di tutta quanta la questione, ha detto Edwin Meese, uno dei consiglieri più vicini al Presidente. Comunque non c'erano decisioni da prendere, ha aggiunto, il comando spetta al Presidente e se fosse stato necessario, state tranquilli che lo avremmo svegliato. Il secondo interrogativo è invece questo, la decisione di effettuare le manovre proprio nelle acque che Gheddafi unilateralmente ha dichiarato acque territoriali libiche, era o no una sfida diretta alla Libia? Sia il Dipartimento di Stato sia il Ministero della Difesa hanno smentito che si fosse trattato di una sfida diretta, ma Haig, in un'intervista televisiva, ha ammesso che il combattimento non è arrivato del tutto inaspettato. Se si esamina l'evoluzione dei rapporti tra Stati Uniti e Libia da quando Reagan si è insediato al potere, cioè dal 20 gennaio scorso, si vede che gli Stati Uniti stanno cercando di limitare l'attivismo espansionistico di Gheddafi. Gheddafi, the strong man, l'uomo forte, come viene chiamato qui ironicamente. E il Washington Post in un commento scrive che il combattimento non è stata una sorpresa che arrivava dal nulla. Oggi Reagan è, come era previsto da tempo, peraltro a bordo della portaerei Constellation, portaerei che a propulsione nucleare, che è gemella della Nimitz e che sta manovrando nel Pacifico una 50ina di miglia a largo delle coste californiane. Pertini e la montagna, Pertini e la natura. Pertini e la gente della montagna, con le sue abitudini, con le sue tradizioni e la sua cultura, spesso con la sua onestà. Forse è retorica, ma la retorica talvolta trova lo spazio adatto, non infastidisce. La semplice ma festosa cerimonia con la quale il comune di Selva Gardena ha voluto festeggiare il Presidente della Repubblica per l'indiscussa fedeltà alla terra dove da 20 anni trascorre i suoi momenti di riposo estivo, ha voluto avere anche questo significato. La firma del registro degli ospiti affezionati, la consegna della gigantografia che rappresenta la selva di inizio secolo, i canti e le musiche tradizionali offerti dal coro e dalla banda in gran forma hanno solo fatto da contorno al nocciolo della festa. Il contatto sereno, spontaneo, tra un presidente, con tutto ciò che rappresenta, e la sua gente. La morte di Michael Devine, di cui si sono svolti questa mattina i funerali, ha innescato una nuova spirale di violenza in Irlanda del Nord. Devine è il 10° prigioniero repubblicano che si è lasciato morire per fame nel carcere di Meath, rivendicando lo status di detenuto politico. A Belfast ci sono stati nella notte duri scontri tra dimostranti e la polizia, che ha sequestrato un ingente quantitativo di bombe Molotov e di materiale per confezionarne altre. Nelle elezioni per sostituire nel Parlamento britannico Bobby Sands, che fu il primo a lasciarsi morire di fame tra i prigionieri politici detenuti a Meath, la vittoria è andata, come previsto, al candidato dei prigionieri repubblicani, Owen Caron, che ha nettamente battuto il candidato dei protestanti.
A San Salvador proseguono i sanguinosi scontri che da 22 mesi oppongono la giunta di governo ai guerriglieri di sinistra. Si fanno sempre più insistenti le voci di un aiuto militare dell'Argentina alla giunta di governo salvadoregna. Secondo gli osservatori, questo eventuale aiuto sarebbe soltanto tecnico ed economico. Per motivi politici, infatti, non appare probabile che l'Argentina possa imbarcarsi in un intervento militare diretto. Dal Salvador, un servizio del nostro inviato. Da 24 ore, a causa di una serie di attentati dinamitardi, la capitale salvadoregna è semi-paralizzata. La maggior parte dei quartieri sono senza energia elettrica, senza acqua e senza telefono. Identica situazione in quattro province del paese, soprattutto in quella nord-orientale di Morazán, dove i guerriglieri hanno lanciato un'offensiva ancora in corso. Gli atti di sabotaggio compiuti dalla guerriglia sono stati criticati ieri dall'arcivescovo di San Salvador, Monsignor Rivera Idama, con una dichiarazione che invita le parti in conflitto a non infierire con nuovi disagi su una popolazione già duramente provata da 2 anni di guerra civile. Domenica, nella sua omelia, l'arcivescovo aveva ancora una volta attribuito in termini espliciti a settori delle forze armate e all'estrema destra la responsabilità del terrorismo che durante il mese di luglio ha fatto altre 900 vittime. Monsignor Rivera Idamas aveva anche sollecitato la giunta di governo a riprendere l'iniziativa per un dialogo pacificatore. Della possibilità di questo dialogo, che nello scorso febbraio aveva mobilitato anche l'Internazionale Socialista e altre organizzazioni democratiche, non si parla più in Salvador ormai da molti mesi. La guerra civile sembra diventata un fatto esclusivamente militare. Il nuovo invito dell'arcivescovo a iniziative di pace è stato fatto non soltanto a nome delle vittime del terrorismo, ma anche a quello delle decine di migliaia di salvadoregni che la violenza ha costretto ad abbandonare le proprie case e a cercare rifugio in centri assistenziali, purtroppo sempre più insicuri. Spesso questi centri vengono visitati di notte dai commandos terroristici e in molti casi i loro ospiti vengono prelevati e trasferiti in massa in installazioni controllate dall'esercito o dalla polizia, dove la scelta delle vittime diventa più facile. Questo è il carcere di Suchitoto, a una 70 di chilometri dalla capitale. La settimana scorsa vi sono stati ammassati 1.500 rifugiati prelevati a forza da un centro della Croce Verde. Si è trattato di una vera e propria deportazione. Molte famiglie sono arrivate qui incomplete. Le autorità militari assicurano che saranno ricomposte al più presto, ma in un posto come questo assicurazioni del genere non servono certo ad allontanare lo spettro della tragedia. Il laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano ha cominciato l'esame di un nuovo gruppo di bottigliette del bitter San Benedetto, il prodotto sequestrato dopo 4 casi di avvelenamento. Analisi già eseguite su un altro quantitativo di bottiglie avevano dato esito negativo. I produttori del bitter, in una conferenza stampa, hanno ribadito la convinzione che il prodotto sia totalmente innocuo e hanno annunciato che non intendono chiedere il dissequestro del bitter, preferendo una indagine completa che provi l'assoluta estraneità della bevanda a quanto è accaduto. 3 persone sono morte e un bambino è rimasto gravemente ferito in una sciagura aerea avvenuta sull'Appennino Parmense, nei pressi di Berceto. Si tratta di una famiglia svedese, padre, madre e 2 figli di 10 e 9 anni, in volo da un aeroporto della Germania federale verso l'isola d'Elba a bordo di un Piper. Probabilmente è stato il maltempo a provocare la disgrazia. Il velivolo doveva atterrare a Marina di Campo ieri sera, prima del tramonto.